La regione italiana che fa più tamponi molecolari è il Veneto. 3 milioni e 500 mila tamponi molecolari fatti da inizio epidemia. Dai 17 ai 20 mila al giorno. Quando ne facciamo pochi andiamo qualche settimana a 12 mila. Quando ne facciamo tanti andiamo a 23 mila. La precisazione del direttore generale della Sanità Veneta che ha incaricato le ULS di comunicargli la capacità giornaliera di esecuzione dei tamponi molecolari con l'attesa di appena 24 ore. Perché noi io non accetto di fare tamponi molecolari e avere il referto a 5 giorni. Lo voglio entro il giorno dopo. E quindi abbiamo un dato e sappiamo di poter fare dai 19 ai 21.000 tamponi molecolari al giorno se refertati entro il giorno dopo. La specifica, vista la diffida della Nau Veneto, il sindacato dei medici, che chiede l'utilizzo dei molecolari sul personale sanitario anziché del rapido. Noi seguiremo pedissequamente quello che dice la circolare ministeriale. Questa è la nostra risposta. Da qui il perché sul distinguo tra i due tipi di test. I tamponi rapidi sono e vengono utilizzati per screening, i tamponi molecolari per diagnosi, per conferma e per sicurezza. I tamponi rapidi non sono una sostituzione, sono un'aggiunta e sono un'integrazione. Quindi la questione terapie intensive con i 700 posti attivi, di cui da stamane 91 liberi. Vuol dire che dei 700 attivi ne stiamo occupando 610. Il Veneto si trova nel 13° giorno di calo dei posti letto occupati in terapia intensiva. Se il trend dovesse continuare così da venerdì, si valuterà se ridurre o meno tali posti per ripristinare l'attività chirurgica. Infine il vaccino con le scorte di Moderna già arrivate. C'è una riunione tecnica con le aziende per stabilire le modalità di primo utilizzo delle circa 8.000-7.800 dosi del vaccino Moderna che riceviamo oggi.